Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Bacetti, abbracci, abbracci che, almeno per un lato, non si scioglierebbero mai. Il Grande Fratello 2023 si è finalmente deciso a riproporre qualche curiosa clip, che racconta quando è accaduto la scorsa notte quel di Cinecittà. Greta Rossetti e Sergio Dottavi più vicini? Colpo di scena, triangolo con Perla Vatiero. Sembra uno scherzo, visto che le due sono già state rivali in amore sia prima che dopo il Grande Fratello 2023, sin da Temptation Island. Mirko Brunetti non è mai stato entusiasta della loro amicizia nel reality e questo ha spento l'audience sul loro triangolo. Ma oggi Greta Rossetti e Perla Vatiero c'è Sergio Dottavi. Grande Fratello, Greta e Perla di nuovo in competizione per un uomo. Gli spettatori del Grande Fratello 2023 non aspettavano altro che vedere qualche video dalla notte, che da questa discussa edizione, sembra per volere dell'ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi, è orario proibito per la diretta. Probabilmente i vertici del biscione erano stufi di mandare in onda scene e dialoghi un po' troppo intimi tra i concorrenti, visto l'apice trasmesso durante il GF VIP 7. Sorpresa shock per il pubblico. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Sergio Dottavi è l'alleato più fedele di Beatrice Luzzi e Perla Vatiero al momento è la sua più grande nemica. Ma ciò non ha impedito alla 25enne di provocare, e scherzare, con lui quando i riflettori non erano a contatto con Mediaset Extra. Vista la sete di dinamiche, gli autori non ci hanno pensato due volte a diffondere il materiale. Il 31enne era appiccicato alla sua cotta Greta Rossetti. Il concorrente stava stringendo a sé l'ex tentatrice baciandola ed accarezzandola sulle guance, quando Perla Vatiero si è gettata tra loro. Ovviamente è successo con un fare giocoso ma non tutti l'hanno vista e il neotriangolo del Grande Fratello 2023 è stato servito su social. Sei sexy, diceva Perla. Per quanto Sergio sia attratto da Greta, secondo la maggioranza dei fan lei non lo sarebbe e gli darebbe spago solo al fine del gioco. Le ship hanno sempre portato qualcuno in finale. La fame di fama cosa fa a fare, lei è una falsa, finge per la ship. Povero, o finalmente scherzano almeno però, scrivono dei fan su Twitter.